con l'appello nominale da parte del segretario comunale. Forza, Breglia, Uomo, Capozzolo, Fabiano, Fabiano, Valiante, Venturiello, D'Amato, Peruso, Va bene. Va bene, quindi data la regolarità della seduta inizia il Consiglio Comunale con il seguente ordine del giorno. Anzi, facciamo una cosa, io penso di, siccome visto che i punti dell'ordine del giorno sono 7 e i titoli sono anche abbastanza, diciamo, corposi, non sono asciutti, io penserei di dare lettura di volta in volta, così di modo che si do una prima lettura comunque dell'intero ordine del giorno. Quindi, come dicevo, quindi sono 7 i punti all'ordine del giorno. Abbiamo un primo punto, comunicazioni del sindaco. Al secondo, piano traffico, provvedimenti. Al terzo punto, approvazione della variante al piano urbanistico, ai sensi dell'articolo 10 e 19 del DPR 327/2001. Per la costruzione della variante di collegamento alle strade ex statale 488 e statale 166. Al quarto punto, tariffe del servizio idrico integrato con schema di convergenza presa d'atto della deliberazione dell'ente idrico campano numero 82 del 21/12/2022 ad oggetto articolo 9 della deliberazione ARERA 580/2019 con successive, diciamo, modifiche di integrazione con approvamento schemi regolatori di convergenza per i seguenti gestori: Comune di Buonabitacolo Salerno, Comune di Cerreto Sannina Benevento, Comune di Padula Salerno, Comune di Castel San Lorenzo. Quinto punto, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con provvedimenti. Sesto punto, documento unico di programmazione semplificata, DUPS 2023-2025, con eventuale approvazione. Settimo e ultimo punto, approvazione del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025. Quindi passo la parola al sindaco per le sue comunicazioni. Grazie Presidente, comunicazioni che sono, diciamo così, brevi, nel senso che informo il Consiglio Comunale che Burk della scorsa settimana è stato pubblicato il decreto della Giunta regionale dirigenziale con cui viene in effetti approvata la graduatoria già stilata dal MIUR Futura nell'ambito di quelle che erano state le risorse messe a disposizione per la sistemazione dell'edilizia scolastica, e quindi è confermato il finanziamento dell'intervento per efficientamento energetico del nostro edificio scolastico. Quindi ormai, diciamo, lo stanziamento è diventato definitivo e quindi è una notizia che giustamente il Consiglio Comunale doveva avere per poter avere un esame compiuto di tutte quelle che erano le novità rilevanti per la nostra amministrazione. Approfitto per ringraziare e salutare i responsabili presenti, Pasquale Vito Peduto e Francesca Peduto. Va bene, quindi andiamo quindi col secondo punto all'ordine del giorno, quindi si tratta del piano traffico con provvedimenti. Passo ancora la parola al sindaco per l'illustrazione di questo punto. Prego, sindaco. Sì, grazie Presidente. Allora, di seguito a quell'attività di presentazione di questo strumento che portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale e alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale per un periodo congruo di circa 2 mesi, portiamo all'esame del Consiglio Comunale questo strumento regolatorio della circolazione stradale della sosta nell'ambito del centro storico. Si tratta di una, diciamo così, articolata predisposizione di norme che vanno a suddividere il nostro centro storico in 4 comparti: Santa Maria, Noele, Piazza e via Luigi Salerno, via Cavalier Rizzo, via Piedi la Terra, via Campanile, via Rosario, via Sant'Ore, via Gabriele Croce.
che tende a mitigare la presenza di autoveicoli all'interno di questa parte del nostro paese in ragione di quella che è purtroppo la penuria di spazi dedicati alla sosta che registriamo in questi spazi, in questi ambiti del nostro territorio comunale. Il regolamento che si porta all'attenzione del Consiglio prevede la possibilità di, o meglio, la limitazione della sosta nell'ambito di queste zone del nostro territorio comunale a favore dei residenti, i quali dovranno munirsi di un pass per poter sostare la vettura a seconda della propria residenza in uno dei quattro comparti che sono stati individuati, in maniera tale da equilibrare la presenza dei veicoli con la presenza delle persone, dei nuclei familiari che insistono nella relativa area di pertinenza. Complessivamente, diciamo, siamo partiti da un'analisi della possibilità di sosta che abbiamo all'interno del nostro centro storico e con un confronto dei veicoli presenti per quello che poteva essere un dato empirico nei nuclei familiari che facevano parte di questa, che abitano e risiedono in questa parte del nostro paese. È chiaramente un rapporto squilibrato, quindi la necessità da qui di riequilibrarlo attraverso questi strumenti. È consentita anche la presenza di veicoli, diciamo così, non di proprietà o nel possesso della popolazione residente in queste zone, però con una limitazione alla sosta regolata nel regolamento, secondo appunto la presenza che si rende necessaria. E sono salvaguardate la presenza di veicoli legati a attività che si vengono svolte all'interno del centro storico, come anche quella che è l'attività legata alla presenza del nostro comune. Inoltre, il regolamento reca poi anche disposizioni di carattere più generale, che diciamo così hanno una ricaduta su tutto il territorio comunale, in particolare per definire i tempi massimi di sosta dei veicoli all'interno delle aree di parcheggio, di sosta o di parcheggio. Abbiamo contemplato una durata massima della sosta di un veicolo all'interno di queste aree per un massimo di 72 ore, oltre il quale deve essere interrotta la permanenza del veicolo all'interno degli stabili delle aree di parcheggio per almeno 6 ore, a pena di rimozione del veicolo, oltre che della sanzione amministrativa che è contemplata nello stesso regolamento. Inoltre, abbiamo anche introdotto, a proposito dei passi carrabili, che trovano disciplina compiuta e precipua nell'ambito del regolamento sul canone unico patrimoniale, in questo caso, a proposito della circolazione stradale, abbiamo istituito una norma ad hoc che prevede la possibilità di requisizione di eventuali oggetti che possano essere posti a delimitazione o a occupazione di suolo pubblico per, diciamo così, osservare la possibilità di sostare o comunque di custodire un ingresso, una possibilità appunto di un potere di requisizione di questi oggetti e di trattarli come fossero dei rifiuti e quindi per il successivo conferimento secondo le norme della vigente disciplina sulla raccolta differenziata. Inoltre abbiamo anche contemplato che coloro che sono detti alla sorveglianza di questo regolamento sono le forze dell'ordine, come normalmente avviene per tutte quelle che sono le norme di carattere generale, nonché anche gli ausiliari alla sosta e gli ausiliari alla circolazione stradale. Il regolamento, come vi dicevo, è stato presentato al pubblico in una occasione di divulgazione che abbiamo tenuto presso l'Auditorium Funzionale lo scorso 23 febbraio, se non ricordo male, 23-28, posso sbagliare con la data, presentato unitamente al piano di protezione civile. Successivamente è stato posto a disposizione di chi voleva offrire un proprio contributo mediante la pubblicazione sul sito con una modalità di discussione aperta attraverso un forum. Non sono pervenute osservazioni attraverso questi canali, diciamo così, di diffusione dell'informazione. Il testo che fu portato all'attenzione della discussione che fu fatta presso l'Auditorium Funzionale e posto al pubblico attraverso l'inserimento sul sito istituzionale e che avete anche avuto già in copia, viene emendato, viene proposto di emendamento in questi passaggi che, se avete la possibilità di evidenziare, di seguire, vi evidenzio immediatamente. Allora, te lo dico subito. Allora, per quanto riguarda l'articolo 1,
Alla seconda pagina, il punto 2, abbiamo aggiunto, allora, la versione originaria recitava esattamente così: ai titolari di contratto di leasing, ovvero utilizzatori di autoveicolo messo a disposizione del datore di lavoro, previa autorizzazione scritta, a firma del legale rappresentante della società, che risultino residenti nelle aree individuate negli allegati elenchi o che siano titolari o legali rappresentanti di una società attiva, attività commerciale, ufficio, attività ricettiva con sedi operative nei comparti 1, 2, 3, 4 rappresentati in copia al momento della richiesta di deroga PAS ai titolari secondo caso e residenti che rientrano in paese per brevi periodi. Questo è il testo originario che viene emendato includendo nelle possibilità di concedere deroghe e pass per quanto riguarda la possibilità di sosta nelle aree individuate nei comparti 1, 2, 3, 4, i soggetti che siano titolari o legali rappresentanti, ovvero dipendenti, quindi c'è l'aggiunta dei dipendenti, di un'attività, di una società, di un'attività commerciale, ufficio, attività ricettiva con sede operativa nei comparti 1, 2, 3 e 4. Questo è il primo emendamento. La seconda correzione, qui è una correzione immateriale, al comparto 1, via Santa Maria, era indicato parcheggio Santa Maria numero 16 e 18 stalle. Abbiamo corretto il numero scritto a lettere in 18, che è il numero corretto. Quindi questa è stata una correzione di errore materiale. Invece, per quanto riguarda il comparto numero 3, Piazza Umberto I, istituzione del divieto di sosta e di fermata, viene emendato nel senso dell'istituzione del divieto di sosta sulla piazza dalle 8 alle ore 19, dal 1 novembre al 30 aprile dell'anno successivo e dalle 8 alle ore 20 dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, salvo i posti riservati agli organi di polizia per il carico e lo scarico di merci. In ultimo, a proposito del comparto 4, nella versione pubblicata venivano indicati Corso Luigi Salerno numero 39 stalli, invece gli stalli disponibili passano a 43, mentre al punto 2 dello stesso articolo, che originariamente recitava 2 sul lato destra a partire dall'intersezione con via Piedi Laterra in prossimità a proprietà Mucciolo sino all'innesto su via Roma, viene modificato sul lato destro, dopo l'intersezione con via Piedi Laterra, dal civico 22 sino all'innesto su via Roma. Si tratta di questo. In effetti, nell'originaria previsione, nell'istituire il divieto di sosta, eravamo partiti dall'innesto di via Luigi Salerno su via Roma fino all'incrocio con via Piedi Laterra, proprio per consentire in quel tratto stretto la possibilità di far passare due veicoli o perlomeno anche di consentire il transito pedonale unitamente al transito veicolare. Gli uffici in particolare ci hanno suggerito, facendo una verifica puntuale, è possibile invece limitare questo divieto di sosta al civico 22, dopo il quale si verifica un allargamento della strada che consente la sosta di 4 veicoli e consente la circolazione di 2 veicoli contemporaneamente con diversa direzione e anche il transito pedonale. Quindi in ragione di ciò è stato, diciamo così, accogliendo questo rilievo che ci hanno fatto gli uffici, modificato l'originario piano e quindi integrato nei sensi in cui vi ho appena dato lettura. Questo è quanto. Grazie. Se ci sono degli interventi, eh? Sì, prego. Buonasera a tutti. Saluto pure io i dipendenti presenti, i responsabili di area, sia Pasquale Peduto che Francesca Peduto. Diciamo che volevo chiedere delle informazioni. Diciamo al comparto 2, via Noella lungo la via pubblica numero 9 stalli, vabbè, dalla carreggiata, via salita Noella, istituzione del divieto di sosta e di fermata, che significa? Cioè praticamente non si possono neanche fermare. E strade via Roma, Noelle, istituzione di via di sosta e di fermata, ambi lati, questa zona qui dov'è? È la strada che da Noelle arriva a via Roma attraverso la Madonnina. Cioè c'è pure il divieto di fermata, cioè praticamente non si... Sì. Vabbè, poi
Invece al comparto quarto, ma i colori, chiedo scusa, sono gialli, blu, verdi e arancioni, o sono, vabbè, sì, rosso, è rosso, sì, sembra più rosso, sembra più rosso che... Vabbè, nulla di che, vabbè. Invece al comparto quarto, corso Luigi Salerno, sì, sempre di vede di sosta e di fermata. Sì. Sul lato destro, a partire dall'intersezione con la piazza Europa, metri 25. Sì, sì. Precisamente questo punto. Questo punto. Di fronte al parcheggio che è venuto fuori dalla demolizione di Damano. Fino? Quelle passe. E invece sul lato destro, a partire dall'intersezione con via Piedi della Terra, in prossimità della proprietà Mucciolo, sino no, all'innesto. E questa adesso è quello che dicevamo prima. Allora, dall'intersezione di Roma fino al civico 22. Civico 22 che sarebbe il fronte della Piedra. Il fronte della Civica di proprietà massima. Vabbè, e noi penso che voteremo contro perché non siamo sicuri dell'impatto che può avere su questa applicazione di questo piano traffico, per cui siamo contro questo piano. Andiamo avanti con... Prego, prego. Ho dimenticato di relazionare che l'entrata in vigore del piano, che qualora dovesse avere l'approvazione del Consiglio Comunale, viene demandata alla Giunta non appena predisposta tutta la segnaletica necessaria per poter dare compiuta comunicazione del piano traffico. Vabbè, quindi si è terminata la discussione su questo punto. Sì. Ok, passiamo quindi alla votazione. Per le immediate disponibilità, quindi. Sì, i due contro, diciamo. Voto contrario, no? Sì. Immediate disponibilità, guarda. Sì, la stessa cosa. Allora, quindi siamo arrivati al terzo punto all'ordine del giorno, quindi si tratta di approvazione della variante al piano urbanistico ai sensi dell'articolo 10 e 19 del DPR 327 del 2001 per la costruzione di una variante di collegamento alle strade ex statale 488 e 166. Passo la parola al sindaco. Grazie Presidente. Dunque, questo è un argomento che dovremmo rinviare perché si trattava di approvare la variante urbanistica che abbiamo già adottato in Consiglio Comunale in un'altra seduta consiliare, però non è ancora pervenuto il parere della provincia circa la compatibilità di questa variante con il piano di coordinamento tecnico provinciale, quindi chiedo, viene rinviato a nuovo ruolo per poter avere compiuto esame della pratica con il parere della provincia. Quindi diamo atto di questa... sì. Beh, e quindi rinviamo questa proposta, visto che non c'è tutta la documentazione tecnica a supporto. Va bene, quindi siamo arrivati quindi al quarto punto all'ordine del giorno. Abbiamo tariffe del servizio idrico integrato, schema di convergenza, presa d'atto della deliberazione dell'ente idrico campano numero 82 del 21/12/2022, ad oggetto articolo 9 della deliberazione ARERA 580/2015. Con approvazione schemi di regolatori di convergenza per i seguenti gestori: Comune di Buonabitato, Salerno, Comune di Cerreto Sannita, Benevento, Comune di Padula, Salerno, Comune di Castel San Reto. Passo la parola al sindaco perché ci spieghi cosa si tratta. Prego. Grazie Presidente. Allora, noi siamo in questo momento autonomi gestori del servizio idrico del nostro comune, con riferimento a tutti i segmenti che il ciclo prevede. In ragione di questa peculiarità che ancora ci distingue, siamo sottoposti alle normative di carattere nazionale e poi
da parte delle autorità indipendenti che, a cui è stata delegificata diciamo così, la regolamentazione, che stabiliscono diciamo così, procedure di inquadramento della tariffa e di convergenza secondo i parametri che la stessa normativa di carattere generale prevede. Nel nostro caso noi avevamo una tariffa che non aveva regolamentazione precedente, quindi abbiamo dovuto adottare un'iniziativa per arrivare a una convergenza diciamo così, verso quello che è l'obiettivo finale, che è la tariffa diciamo così, a carattere pieno di legittimità, attraverso un percorso di gradualità che diciamo così, stiamo compiendo con il supporto dell'ARERA. Avevamo proposto la nostra proposta di convergenza e l'ARERA ce l'ha accolta, poi l'ente idrico campano, che a sua volta è l'ente che diciamo così, dà il suo visto finale rispetto a questi meccanismi di riequilibrio, hanno approvato quelli che sono le nostre proposte nei limiti e nei margini che ci dà appunto la normativa di carattere generale. In sintesi si tratta praticamente di individuare attraverso questo procedimento i limiti che possiamo applicare per adeguare il costo del servizio alla tariffa al costo effettivo del servizio, attraverso appunto una gradualità che la legge ci impone. Per quanto ci riguarda, l'ARERA ci ha consentito, e quindi poi l'EC ha approvato, la moltiplicazione della tariffa che attualmente paghiamo attraverso un moltiplicatore che si chiama Teta, che per l'anno 2022 è pari a 1,105 e anche per il 2023 ha lo stesso coefficiente di moltiplicazione. E quindi per questa parte, diciamo così, il nostro processo di adeguamento avrà questo tipo di moltiplicatore che andremo ad applicare sulla tariffa che attualmente paghiamo. Se ci sono particolari questioni, domande, prego anche la dottoressa Peduto di intervenire e chiarire eventualmente gli aspetti che non sono stati sufficientemente illustrati dalla mia relazione. Quindi ci sono interventi. Prego. Allora, come ha detto il sindaco, la normativa che ci ha imposto di aderire a questo servizio idrico campano, giusto sindaco? Noi dovremmo poi appena completato la costruzione della rete dedicata di popolazione, dovremmo passare il servizio a basis per effetto di decisioni che ci hanno trapassato. Questo invece, siccome in questo momento siamo noi gestori del servizio idrico, avevamo una tariffa che non aveva diciamo così radicamento nelle fonti normative che sono nel frattempo intervenute, come sapete, da Floriano in questa parte, abbiamo dovuto adottare la procedura di convergenza che man mano ci porta a pervenire diciamo così a quello che la legge prevede, cioè che la tariffa copra interamente il costo del servizio idrico. Non lo si può fare dalla sera alla mattina in maniera automatica, ma attraverso un processo di adeguamento con un moltiplicatore teta della combinazione di una serie di elementi che l'ARERA prevede per arrivare a questo risultato. Ho provato a vedere questo moltiplicatore teta, ma sembra che è un po' molto complesso per il calcolo, non si ci riesce. C'è un consulente apposta. Quindi, ma questo moltiplicatore teta è combinato da che cosa? C'è una quota fissa e una quota variabile? Su tutte le voci di tariffa, in effetti, consente un incremento su tutte le voci. Ha chiesto da che è composto. Sulla nostra tariffa, non comprende una. Prego, vieni, Francesco. Ho provato a fare il calcolo, ma è complicatissimo per. In effetti, per
per arrivare a questo risultato abbiamo dovuto compilare un piano finanziario più o meno simile a quello che si fa per i rifiuti, però è ancora più complessa la procedura. La nostra tariffa è sui minimi contrattuali, quindi è una tariffa che andava adeguata dal 2012 per calmerare anche l'aumento del, in effetti fino a quando siamo riusciti a mantenere ferma la tariffa l'abbiamo mantenuta ferma, però la normativa adesso ce l'ha imposto, perché altrimenti sarebbero scattate delle sanzioni anche molto rilevanti, e soprattutto l'ente idrico ha imposto l'adeguamento della tariffa anche perché stiamo realizzando il depuratore, i collettori, e quindi comunque c'era la procedura di infrazione in atto. E il moltiplicatore Teta, lui non... è questa percentuale in effetti che va ad incrementare le nostre voci di tariffa. L'ho visto per diverse ore, ma non riuscivo. Ma non è agevole. Che cosa compone? È un coefficiente che vuole dire. Cioè, dottoressa, allora. Ma, dico, questo 1,105 nel 2002 e 2020 è un incremento che si genera sulla base del piano tariffario. Quindi le tariffe saranno aumentate leggermente. Su 1 moltiplica per 1,105. Ho capito, ma questa moltiplicazione parte da un minimo a un massimo. Io voglio sapere. No. Noi predisponiamo un piano finanziario. Col piano finanziario siamo arrivati a determinare questo moltiplicatore, poi abbiamo le nostre tariffe, e qua infatti si riferisce all'acquedotto e alla fognatura, perché noi non paghiamo depurazione, quindi nella nostra voce di tariffa si paga acquedotto e fognatura. Su queste voci, che sono fisse, sono determinate sulla base del numero dei componenti, sulla natura del contratto, si avrà questo incremento percentuale. Questo incremento percentuale deriva sempre da quella formula Teta, che dico più o meno, perché nel 2020 era 1, 2021 1, poi 2022, perché questo è lo spazio che ci hanno concesso, cioè noi inferiore a cioè non potevamo mantenere la tariffa di 1. 2020 e 21 non abbiamo potuto incrementare la tariffa, in effetti non ce l'ha consentito, le norme ARERA non ci consentivano di incrementare la tariffa. Però dobbiamo partire da un dato che dobbiamo dare per tutti quanti per assodato: la tariffa deve coprire il costo del servizio. Oggi questo dato noi non lo abbiamo. Rimane, penso che se ci sono... oggi questo dato noi non lo abbiamo, noi oggi abbiamo un servizio, dico numeri che non sono precisi, ma lo dico per semplificare, il servizio costa 100, incassiamo dalla tariffa a ruolo, cioè tutta da quella che è la previsione, diciamo così, del ruolo P, no? Incassiamo 30. La progressione per arrivare a osservare quello che la legge ci impone, e cioè l'integrale recupero del costo del servizio dalla tariffa, non lo puoi fare dalla sera alla mattina, ma lo devi fare attraverso un procedimento di convergenza che è sorvegliato dall'ARERA in ragione di quelli che sono i tuoi dati di origine, quindi la tariffa che paghi ponderata sull'acqua e sulla fognatura, e degli altri parametri che ti chiede nella predisposizione di questa sorta di piano finanziario che accompagna la richiesta. E quindi si elabora questo dato che ci viene dato, che è 1,105. Ma siamo ancora lontanissimi da quello che è il costo del servizio. Ma leggendo qua, sindaco, considerato che il comune di Castel Lorenzo, in ottemperanza a quanto sopra ha predisposto lo schema regolatorio di convergenza, in realtà inoltrato all'ente idrico, di seguito ente di governo ambito protocollo, cioè sono state inviate la relazione, la scheda, così è stato. Il piano finanziario che noi abbiamo predisposto attraverso la raccolta dei dati sia di natura tecnica che di natura finanziaria, che hanno poi consentito all'ente d'ambito di esprimersi. I documenti, in effetti, cioè io insisto e chiedo scusa se insisto, non c'erano possibilità di mantenere lo stesso costo? No. Se ci
Allora, noi oggi abbiamo un servizio che costa 100, incassiamo dalla tariffa per definizione, proprio del ruolo pieno, 30. Se perdura questo stato, ogni anno subiamo una sanzione perché non paghiamo il servizio con la tariffa. È come per i rifiuti, è lo stesso ragionamento. Quindi, se anche volessimo, diciamo così, mantenere il costo attuale, pagheremmo sanzioni pari, se non maggiori, di quello che sarebbe, diciamo così, il costo del servizio. Quindi purtroppo è una convergenza che ci viene imposta da norme risalenti nel tempo, che man mano stanno trovando attuazione. Il ragionamento che si fa qua è uguale, speculare al ragionamento sulla Tari. Con la Tari, noi dalla tariffa dobbiamo completamente recuperare il costo del servizio. E purtroppo è la legge che lo prevede e dobbiamo per forza fare così. Vabbè. Non teniamo via, insomma, non abbiamo vie. Vabbè, abbiamo concluso. Quindi passiamo alla votazione. Noi ci asteniamo. Vabbè. 8 e 2 astenuti. Immediata eseguibilità, la stessa cosa. Quindi siamo arrivati al quinto punto all'ordine del giorno, quindi si tratta di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con provvedimento. Passa la parola al sindaco per la illustrazione di questo punto. Prego, sindaco. Grazie Presidente. Dunque, a noi abbiamo necessità di adeguare la nostra condizione di esercenti il federalismo fiscale a quello che generalmente avviene presso tutte le municipalità attraverso l'introduzione di questa addizionale IRPEF sul reddito delle persone fisiche, che appunto è uno degli elementi su cui il federalismo fiscale ha incentrato la nuova finanza degli enti locali. È uno strumento che è oggi applicato nella generalità, nella quasi totalità dei comuni. Noi fino adesso abbiamo cercato di evitarlo, ai noi purtroppo non riusciamo più a farne a meno. Le esigenze di bilancio per poterlo chiudere hanno imposto questa necessità e per salvaguardare il più possibile, diciamo così, per arrivare a quelle che erano proprio le somme occorrenti per poter dare approntamento alla spesa, di cui al bilancio previsionale, siamo stati nella necessità di istituire di introdurre questa misura e salvaguardando però i redditi fino a 10.000 euro per una franchigia che esclude, per rispetto alla quale c'è esclusione dall'imposizione, e un'aliquota pari allo 0,60% sull'imponibile superiore ulteriore ai 10.000 euro. E quindi in ragione di ciò si è arrivata a una previsione di spesa che ci ha consentito di coprire i costi di bilancio che altrimenti non avremmo avuto possibilità di coprire. E quindi si chiede di adottare questa misura e niente, per poterla poi applicare al bilancio previsionale e quindi coprire le spese contemplate dallo strumento di regolazione finanziaria del nostro comune. Ci sono interventi? Prego. Allora, nell'applicazione di questa nuova tassa ci dispiace tantissimo, anzi in un certo qual modo ci fa rabbia, perché non lo so dal bilancio da cosa è scaturito applicare questa tassa, perché ci fa rabbia, ma non perché l'avete applicata, magari per carità. Però perché assistiamo, da un lato il governo che sta facendo di tutto per tra bonus, cioè per contenere la pressione fiscale sulle persone, sulle famiglie, e da un lato poi i cittadini di Castel San Lorenzo si vedono tassare e avere una nuova tassa. È difficile, perché in un momento così difficile mi rivolgo alla giunta comunale, che avete fatto questa scelta e avete fatto la proposta al consiglio comunale. Secondo me avete scelto la via più facile da intraprendere. Questo
il vero problema, perché servono i soldi e quindi se aumentano le tasse si risolvono i problemi. Penso che non sia così, credo che avete sicuramente studiato come poter, diciamo, evitare questa tassa, però questo non è stato fatto. Voglio solo elencare un'anomalia, che ti vedi dare il bonus trasporto per un lavoratore che si reca sul posto di lavoro e il governo con le politiche sociali ha predisposto un bonus trasporti che ogni contribuente può avere perché per, diciamo, sopperire il costo, il caro carburanti, cioè aumenta tutto, e poi da un lato si viene, diciamo, penalizzati a avere questa nuova tassa. Questo è che fa rabbia, ma non solo a noi come gruppo, ma credo un pochettino a tutta la cittadinanza. Certo è legittimo perché si deve chiudere il bilancio, quindi c'è bisogno di casse, e vabbè, però è un po' difficile da digerire. Nel leggere il corpo del deliberato della proposta di deliberazione volevo solo fare delle domande al sindaco. Leggo: ritenuto necessario nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 23-25 per l'obbligo della salvaguardia degli equilibri di bilancio per le accresciute necessità finanziarie. Che cosa sono? Allora, noi abbiamo quest'anno dovuto pagare un aumento di energia elettrica per gli edifici, non per la pubblica illuminazione, per gli edifici, che tra quello che avevamo accumulato come debito lo scorso anno e quest'anno ci è costato circa 50.000 euro in più, che non avevamo. Il caro carburanti incide su tutto. Noi a nostra volta siamo clienti di tanti fornitori che aumentano tutto. Quindi comprendo, diciamo così, le osservazioni che muovi e in qualche maniera, diciamo così, sono state le preoccupazioni e le perplessità di tutti quanti noi. Ma ai noi non c'era altra via. Tieni conto che noi abbiamo ricevuto quest'anno, con determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale giunta qualche giorno fa, gli stessi soldi che abbiamo avuto lo scorso anno, però dobbiamo coprire questi maggiori costi per le energie, per gli approvvigionamenti, per le forniture, e in più dobbiamo anche andare a recuperare quel costo dell'acqua che non possiamo recuperare dalla tariffa, perché quella parte lì nessuno ce la riconosce. Tutto questo ha determinato un'esigenza di cassa che ha portato appunto alla necessità di istituire di introdurre questa misura, che fa parte, diciamo così, della finanza di quasi tutti i comuni d'Italia. Peraltro, e ci tengo a sottolinearlo, la misura introdotta, lo 0,60%, che è al di sotto di quello che la legge prevede come tetto, con un flat di 10.000 euro, mi riferisco al mio reddito personale, così, io andrò a pagare, in ragione di quello che è il mio reddito personale, circa 25.000 euro l'anno, andrò a pagare circa 120 euro per quanto riguarda questa nuova tassa. È chiaro che non mi fa piacere, però è anche una misura, tra quelle a cui si poteva pervenire, meno violenta e probabilmente più equa tra quelli che erano gli strumenti a disposizione del Comune. C'era un'altra via che poteva arrivare a questo, e cioè l'aumento dell'IMU. Noi abbiamo provato in Consiglio Comunale la tariffa dell'IMU mantenendola uguale a quella dello scorso anno. Lì abbiamo fatto, credo, una scelta da persone responsabili, da padri di famiglia, perché siamo andati a calibrare lì un tributo che è ponderato su un dato, diciamo così, reale, che non tiene conto della capacità di contribuzione, che può essere ingiusto perché uno può pagare l'IMU su una casa che non usa, su una casa che è diroccata, su una casa che non vale quello che paghi, e avremmo colpito in maniera indistinta tutti quanti, oppure siamo stati costretti a ricorrere, ad applicare questa misura che, così come la andiamo a delineare, è sicuramente un peso, è il meno gravoso, e abbiamo cercato di renderlo il più equilibrato possibile.
È chiaro che questo è. Poi vediamo effettivamente quello che dici tu, se ci sarà la riduzione delle tasse, perché io me lo auguro, in senso generale. Io mi auguro che lo Stato riduca le tasse, però se le riduce e non dà i soldi agli enti locali, il problema non è che lo ha risolto. Lo sposta da uno all'altro. Poi nel prendere atto di quello che osservavi, ti chiedo, visto che tu sei stato anche amministratore con responsabilità di governo di questo ente, che cosa ci potevi suggerire, visto che siamo ancora in tempo ad accogliere un eventuale suggerimento? Che come avremmo potuto reperire i soldi necessari per chiudere il bilancio? O quali spese avremmo tagliato se abbiamo già tagliato tutto? Allora, chiedo alla dottoressa Peduto, per instillare un piano di previsione di bilancio, quanto tempo ci vuole? Cioè, per determinare, più o meno, perché voglio rispondere al sindaco, tu cosa avresti... Io non l'ho studiato il bilancio, non, né il gruppo è stato interpellato per applicare questa tassa, si è fatto una riunione di maggioranza e abbiamo discusso insieme. Quindi cosa ti posso dire? Non lo so come avete studiato, io credo che ci potevano essere altre forme. Non so, però, perdonami, tu hai avuto a disposizione il bilancio previsionale nei termini di legge, cioè 20 giorni fa. Allora, immagino, visto conoscendoti per come sei diligente e attento, hai fatto una guardata su quelle che sono le voci di spesa? Ti sei reso conto che noi abbiamo tagliato tutto? Non abbiamo una spesa superflua. Non c'è un euro per fare una spesa superflua. Non c'è. Vattela a guardare. Non dimmi niente. Non abbiamo niente. Abbiamo messo tutto quello che c'era rispetto per coprire i costi. E più di questo non potevamo fare. Non lo so, io non sono un tecnico, quindi mi devo avvalere, cioè quando ci sono i responsabili del servizio, il sindaco si avvale, è chiaro. Con il tempo è chiaro che poi leggerò meglio nel dettaglio se ci sono delle osservazioni da fare, per carità. E poi continuando, nella necessità di finanziare il bilancio per garantire al contempo i livelli di servizi erogati, cioè come è stato scritto, capisco io male, cioè è stato previsto questa tassa per i livelli di servizi erogati, è sempre riferito, come hai detto prima, al caro carburante e al caro energia elettrica. Allora, carai, noi abbiamo quest'anno dobbiamo contribuire al piano di zona, cioè ci è aumentata la contribuzione al piano di zona da 17 euro a persona a 20, chiedo scusa, da 7 a 10. Quindi quello è un obbligo che abbiamo, che serve ad assicurare alle persone che fruiscono del servizio sociale attraverso il piano di zona il livello di prestazione. Abbiamo da illuminare questo, abbiamo da riscaldare e illuminare la scuola, abbiamo da... La mensa scolastica, il trasporto scolastico. Dico, l'anno precedente non c'erano tutti questi servizi, quindi sono aumentati. Ma tu ci fai tutta la bomba alla bazzina? No, 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 vabbè, un attimo solo. Non sono aumentati ma il costo del carburante è aumentato a quel signore. Il gas per cucinare è aumentato. Cioè, queste tasse... Ripeto, è stata inserita per il caro carburante. È così? No, ovvio, no. È una delle sicure del costante. Allora, cerchiamo di capirci. Contribuzione piano di zona. Siamo passati da 7 euro ad abitante a 10. Moltiplicati per il numero di abitanti, sono circa 9-10 mila euro in più che non avevamo l'anno scorso. Energia elettrica, edifici, abbiamo avuto un incremento di circa 15-20 mila euro. Poi dobbiamo pagare il vecchio e quindi abbiamo altri 20 mila euro da recuperare. Ok? I fornitori, un sacco di asfalto di catrame che costava 3 euro, ora costa di più perché l'inflazione è quella che c'è, perché sono aumentati i carburanti. I nostri mezzi viaggiano con i carburanti ed è un costo in più che abbiamo rispetto a quello che avevamo. È tutto chiaramente diluito nelle mille voci. In più dobbiamo sostenere con il bilancio quella parte di tariffa, di costo del servizio idrico che non è coperto dalla tariffa e che è aumentato
in modo molto, molto significativo dall'anno scorso a quest'anno, e da qui ti viene fuori la necessità di avere la cassa che ci troviamo e di cui abbiamo bisogno. Questo è il quadro e questo è. Per poter, diciamo così, sostenere tutti questi costi in più, per affrontare tutte queste spese, diciamo così, che abbiamo di fronte, abbiamo dovuto togliere tutta una serie di risorse che avevamo a disposizione per le attività sociali, per le attività per sostenere le associazioni, per fare altro nel sociale, perché non avevamo come fare. E abbiamo dovuto poi far ricorso a questa forma di, diciamo così, di entrata che il federalismo fiscale ci ha messo a disposizione, che fortunatamente non era stato utilizzato fino adesso, ma che purtroppo quando arrivi al dunque ti devi mettere di fronte alla decisione e la devi prendere. Questo è. Quanto si pensa di recuperare? 40.000 euro, quanto? 90.000 euro, sì, 90.000. Però è un dato di previsione perché non è stata mai applicata, e infatti la... È una simulazione. Ma questo, diciamo, questa tassa va in vigore dal 1 gennaio, quindi avremo pure... No, vabbè, ma si va in vigore dal 24. Cioè, vabbè, questa, cioè, se entra in vigore è per il 2023, quindi sull'anno 24, l'anno come esercizio, l'anno di posta 23, che si va nel 2024. In termini di tassa. Vabbè, faremo la dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto sulla proposta di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, riteniamo sarà un voto contrario, riteniamo inopportuna l'applicazione di questa nuova imposta che graverà negativamente sulle tasche dei nostri cittadini. Riteniamo che una maggiore attenzione nella puntuale riscossione delle imposte e tasse che i nostri cittadini già devono a questo ente sia sufficiente per sopperire la necessità di eventuali maggiori spese. Il gruppo per Castello Consiglia vota la proposta contraria all'applicazione dell'imposta comunale IRPEF. Se lo dispersa voi ci leggo. Vabbè, c'è una replica. A proposito di questa dichiarazione di voto, allora il dato è questo: non è un problema di riscossione, che peraltro devo dire l'adempimento spontaneo dei tributi da parte della comunità è alto e il tasso di evasione, pur esistendo, non è, diciamo così, drammatico, e anche la riscossione coattiva sta avendo il suo risultato. Non è un problema di riscossione, è un problema di spazio finanziario, un problema di capacità finanziaria, è altro, perché le cifre appostate nelle previsioni tengono conto del ruolo, non del riscosso. E quindi è in termini che non ce la facciamo a fare la copertura del bilancio se non introduciamo questo meccanismo. Quindi non è un problema di efficacia o di effettività nella riscossione o nell'imposizione, è un problema di spazio finanziario. Detto questo, non ho altro da dire. Vabbè, poi volevo solo ricordare che diciamo, risale a una legge del 98, quindi 25 anni fa, cioè, siamo tra i pochi, ho scoperto pure. Siamo tra i pochi, i comuni confinanti sono tutti dotati di questa. Vabbè, quindi passiamo. Tra l'altro poi la giunta non è che ha fatto questa cosa, cioè, ovviamente oltre ad autostassarci si è cercato di avere uno spazio più di 10.000 euro, però sono altre scelte. Ma voi avete una proposta di e ci abbiamo occidentalmente di ha già visto. Su questa cosa ci abbiamo discusso, cioè non poco tutti, cioè non in un'occasione, in più occasioni per parlare là, però non c'è stata cosa che abbiamo fatto. Nessuno è ancora con me, però lo so, ma non mi piace. Vediamo la discussione su questo punto, possiamo ritenere chiusi? Vabbè. Quindi passiamo alla votazione. Quindi abbiamo 8.
contrario, no? Contrario o astenuto, scusa, contrario. Sì, sì, scusa. Quindi per l'immediata eseguibilità. Bene, siamo arrivati quindi al sesto punto all'ordine del giorno, quindi che rileggo di nuovo, si tratta del documento unico di programmazione semplificata DUPS 2023-2025 con eventuale approvazione. Passo la parola al sindaco che ci illustri di cosa si tratta. Prego, sindaco. Grazie Presidente, scusa perché ti siamo passati davanti. Allora, il DUPS è, diciamo così, è quel documento nel quale i dati di bilancio si confrontano con l'iniziativa politica e gli obiettivi che l'amministrazione si pone come risultato da raggiungere. In questo caso siamo di fronte appunto a questa elaborazione del DUPS che elabora questi elementi del contabili e diciamo così li va a coniugare con i progetti, con gli obiettivi e con il programma elettorale posto a base della nostra azione amministrativa. Sono già noti a tutti quanti voi, hanno già fatto parte di una discussione precedente che confermiamo come risultati e come obiettivi sia per quello che è il programma elettorale sia per quelli che sono gli obiettivi di amministrazione già spiegati all'inizio del mandato e poi ribaditi nell'approvazione del DUPS dello scorso anno per il triennio 21-24. Quest'anno mi fa piacere dire che, nonostante la grossa difficoltà e complessità di bilancio di cui ci siamo appena resi conto insieme e che abbiamo, diciamo così, messo a base di quelle che erano le esigenze che hanno mosso la nostra azione, mi fa piacere far sapere, partecipare, riepilogare al Consiglio Comunale che già ne è parte di queste notizie, che nonostante ciò il Comune di Castel San Lorenzo per fortuna riesce a perseguire gli obiettivi che ci siamo posti, intercettando molta finanza messa a disposizione dall'autorità nazionale, dalla Regione Campania attraverso il PNRR, in questo momento storico in particolare, e abbiamo allegato al DUPS una serie di interventi significativi per importi molto considerevoli che sono ammessi a finanziamento e che andranno a diventare opera, obiettivo e risultato di questa amministrazione. Molti si riferiscono all'ammodernamento della macchina amministrativa con la digitalizzazione. Qui abbiamo intercettato fondi per circa 150.000 euro sull'esperienza del cittadino nei servizi pubblici, abilitazione al cloud per le amministrazioni locali, adozione della piattaforma PagoPA per lo SPID e per il CIE. Poi abbiamo avuto finanziato, come ci ricordava, come insomma è già un'informazione nota, la sistemazione della mensa scolastica per un importo di 264.000 euro. Abbiamo avuto finanziato per altri 100.000 euro una misura per prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e vulnerabilità del territorio. Altri 50.000 sulla stessa misura, 10.172 euro per l'interoperabilità finanziaria dell'Unione Europea, sempre nell'ambito di quella che è la digitalizzazione della pubblica amministrazione, 1.100.042 sono invece le risorse a proposito dell'efficientamento della scuola, dell'edificio scolastico di cui avevamo detto in apertura del Consiglio Comunale, 28.500 invece per quanto riguarda le infrastrutture sociali in famiglie, comunità e terzo settore, 443.000 euro per l'intervento di sistemazione del blocco dell'edificio scolastico più avanzato su Via Roma per 443.000 euro e ancora 250.000 euro dal MIC per la digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo per l'intervento che si andrà a realizzare presso il Mulino del Principe. Quindi, nonostante le difficoltà finanziarie che abbiamo come ente, per fortuna riusciamo in qualche maniera a essere attivi e a perseguire i nostri risultati facendo buon lavoro e intercettando queste risorse che vengono messe a disposizione dalle autorità centrali. Grazie. Interventi, chiarimenti? Allora, noi voteremo contro il DUP perché in considerazione delle nuove tasse che sono state inserite, poi magari
lo spiegheremo meglio nel bilancio senza spiegarle due volte. Quindi passiamo alla votazione, se si è esaurita la discussione. Bene. Quindi 8 e 2 contrari, quindi immediata eseguita 8 e 2 contrari. Bene, siamo arrivati al settimo e ultimo punto all'ordine del giorno, che rileggo, quindi approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025. Passo la parola al sindaco perché ci spiega di cosa si tratta. Prego, sindaco. Grazie Presidente, grazie assai. Allora, entro i termini, così come prorogati dal Ministero degli Interni, viene in considerazione l'adempimento cardine di un'amministrazione comunale che è l'approvazione del bilancio previsionale triennale, in questo caso il triennio 23-25. Come ci siamo detti, nell'ambito del nostro strumento di programmazione entra per la prima volta la provvista che proviene dall'addizionale comunale che ci siamo detti poc'anzi e per il nostro fabbisogno finanziario abbiamo dovuto ridurre al minimo tutte le, diciamo così, gli spazi che consentivano a questo strumento di poter diventare uno strumento politico di realizzazione di fini per diciamo così provvedere a quelli che sono i nostri obblighi di erogazione di servizi a cui, diciamo così, fino adesso abbiamo potuto prestare attenzione con quello che abbiamo messo a disposizione e i costi che sono legati appunto a quello che tutto quello che diciamo significa far funzionare una macchina comunale. Comunque riepilogo in maniera generale e per gli interventi e questioni di carattere più puntuale, chiedo sempre alla dottoressa Peduto di dare eventuale risposta, integrare quelle che sono le mie lacune e dare risposta ai consiglieri del Consiglio Comunale. Allora, per quanto riguarda il lato delle entrate, a inizio esercizio avevamo una cassa di 1.165.539,89. Dal lato sempre delle entrate, il titolo 1, entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, abbiamo un importo di 3.110.799,78, trasferimenti correnti 1.361.664,50, entrate extratributarie 845.145,74, entrate in conto capitale 9.877.433,27, per un totale sul lato delle entrate di 15.195.043,29. Anno 2023, dal lato delle spese, abbiamo al titolo primo spese correnti 3.803.684,27, spese in conto capitale 11.234.937,31 e un importo quindi finale di 15.038.621,58. Per gli anni di competenza successivi, vi do solo il dato finale, così evito il riepilogo delle singole voci. Dal lato delle entrate abbiamo un dato finale di 5.500.765 tondo e dal lato delle spese per lo stesso anno, no chiedo scusa, ho sbagliato la lettura, di 37.248.527,32. Dal lato delle spese per lo stesso anno 2024, 37.192.118,10. 2025, per competenza sempre dal lato delle entrate, 77.577.012,65, dal lato delle spese 77.698.242,89. Per gli anni successivi al primo, quindi per dar conto di tutto il triennio in previsione. Per quanto riguarda invece il fondo cassa presunto alla fine dell'anno, è di 1.593.797,76. Questi sono i dati di carattere generale. Per eventuali questioni di dettaglio, oltre alla mia risposta, ripeto, chiedo alla dottoressa Peduto di intervenire per gli chiarimenti che saranno necessari. Interventi o chiarimenti? Prego.
Allora, nel leggere la proposta di bilancio sono elencate tutte le delibere. Delibero comunale esecutiva riguardo obiettivi di accessibilità, delibera per quanto riguarda i diritti istruttori su UAP, delibera tariffe segreteria, tariffe cimiteriali, approvazione, vabbè, questo già l'abbiamo discusso, e le tariffe proposte con le delibere sono riportate e vengono confermate, va bene. E questo, le tariffe per quanto riguarda sia la Tari si rifiuta è confermata rispetto all'anno precedente. Poi quest'ente, vabbè. E poi attesi molti, vabbè, richiamato la giunta, debiti di annualità, va bene. E leggevo pure, dato atto inoltre che i termini dell'articolo 82,7 del decreto legislativo amministratore ai quali viene corrisposto l'indennità di funzione e non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali di questo ente. Questo è specificato nella determina 157 di determinazione per quanto riguarda l'indennità di funzioni per il sindaco, assessore, presidente del consiglio, nonché i gettoni di presenza per consiglieri comunali e componenti commissioni consigliari. Quindi ho visto, volevo solo, giusto che la carica viene, diciamo, corrisposto, è una cosa legittima, ma volevo solo per quanto riguarda l'indennità di carica c'è un limite, il calcolo, un limite massimo per l'indennità oppure ci sono delle tabelle già prestabilite? Forse lo devo chiedere alla dottoressa Peduto. È discrezionale, ma ci sono delle tabelle prestabilite sulla base delle quali è determinato il compenso, l'indennità. La normativa a partire dall'anno scorso in effetti ha consentito l'incremento dell'indennità con una compartecipazione da parte dello Stato e quindi per poter anche usufruire di questo contributo statale è stato necessario di determinare l'indennità di tutti gli amministratori. La normativa penso sia ben richiamata in determina. Sì, sullo schemette che c'è, anno 2022 incremento 45% sulle differenze tra indennità 2001 e indennità in regime 2024. Cioè, poi la seconda tabella, anno 2023 incremento 68% sulla differenza tra indennità 2021 e 2024, poi anno 2024 incremento del 100% sulla differenza tra... Erano queste le percentuali. In effetti si poteva anche portarla a regime direttamente, a carico del bilancio è stata una scelta non quindi praticamente l'indennità di carica sono a metà dello Stato e metà del... No. L'indennità di carica è uguale, è rimasto qua. Poi c'è una compartecipazione dello Stato che è stata introdotta, che ti dà questi grafici. Dico bene così. L'indennità per i consiglieri quant'è? È 8 euro, è scritto lì, è sulla determina, sì, non ricordo con esattezza, intorno agli 8 euro e... Sto chiedendo così, non... giusto... Sappiamo che ci sono delle spese per cariche che ci sono sempre state, per carità, ci mancherebbe. Vabbè, ma non sono, ci mancherebbe, pure io l'ho percepito, ci mancherebbe.
che le cose, per la trasparenza, ci mancherebbe. E va bene, quindi per quanto riguarda poi queste delibere, poi se vogliamo dare, non vorrei dare uno sguardo alle tariffe cimiteriali, vediamo un attimino, volevo sapere per quanto riguarda le tariffe cimiteriali, In effetti è una proposta dell'ufficio tecnico, non ci sono stati incrementi, è stato soltanto cristallizzato, diciamo, in una delibera l'importo che già veniva pagato. Tra l'altro le tariffe si riferiscono ai costi che ci sono dopo la sepoltura. No, allora, tutte queste voci erano già contemplate, già erano già applicate. Quindi le tariffe sono state confermate? Sì, l'unica voce che è stata, che non aveva, diciamo, che non era contemplata, le tariffe precedenti, era la dotazione dopo la scrittura. Nel caso in cui... Perché vedi, illuminazione salma, compreso scavo, trasferimento salma, estubolazione salma, poi esuminazione... Non era contemplato il costo della tumulazione dopo la sepoltura, cioè... l'inumazione salma compreso scavo, cioè praticamente era già... si pagava già da prima per quanto riguarda... No. Stiamo parlando delle attività di inumazione e tumulazione dopo una prima sepoltura. Cioè, si verifica la morte, viene fatta la sepoltura o per inumazione o per tumulazione, e quindi se per inumazione è gratuita, se per tumulazione si paga un occo. Successivamente, per altre esigenze, quella sepoltura deve essere modificata, su richiesta chiaramente della parte, sono i costi che si corrispondono per quelle attività successive alla sepoltura. Sono stato chiaro? Sì. Vabbè, se tu io non... Per il resto poi erano tutte già, sono quelle vigenti e applicate. Tumulazione per nuova sepoltura, 120, inumazione salma compreso scavo, 150, inumazione salma compreso scavo, trasferimento salva 150, estumulazione salma 331, estumazione. Quindi mi confermi, sindaco, che erano le tariffe non sono state aumentate? Le tariffe relative ai costi di sepoltura che vigevano sono tali, sono state raccomandate quelle spese successive alla sepoltura, che non erano regolate. Quindi aumentate successive alla sepoltura, ci sono degli aumenti. Aumentate successive alla sepoltura? No. Allora, determinazione tariffe e diritti di segreteria da applicare ai documenti rilasciati dai servizi demografici. Allora.
Per quanto riguarda pure i diritti, sono rimasti invariati, invariate le tariffe oppure ci sono stati? No, invariati. Stato di famiglia originale nominativo in carta semplice 2,58 euro. Stati di famiglia, documento. Io leggo qua 2 euro. Allora, stati di famiglia originaria a nominativo in carta semplice. Sì. Allora, carta d'identità elettronica. Come? Sì. Poi, autentica in carta libera va bene. Invece, volevo chiedere, per quanto riguarda le consultazioni delle liste elettorali, per quanto il costo è zero, però rilasciato su supporto informatico o via email delle liste elettorali 100 euro. Ma questo è riferito a chi? A tutti i cittadini? Che è riferito ai cittadini? C'è un'esenzione da pagare. Ho capito, ma io voglio sapere se, se è riferito pure ai consiglieri. Allora, poi per quanto riguarda, vabbè, poi vediamo. Sono stati compresi i diritti di Poi volevo sapere per quanto le tariffe della SUAP. Sì, questi sono stati tutti introdotti. Per qual... cioè tutte le tariffe che sono state introdotte, quindi. E la scia per attività produttiva 100 euro, scia per attività e ma quindi si pagava, cioè, già si pagava questa? Questa era l'ufficio e qual è che è stata introdotta? Quelle che si fa solo per il commercio consuale. E perché? Giusto per il commercio non si poteva fare i dati, vabbè. E vabbè, sono scelte, no, per carità, ci mancherebbe. Vabbè, questo è l'ufficio tecnico, va bene. E occupazione solo pubblica, invariata. Vabbè, e noi... Vabbè, noi sarà un voto contrario, quindi faremo la dichiarazione di voto. Allora, il gruppo di minoranza consigliare per Castello, in considerazione delle nuove tasse che la maggioranza ha deciso di provvedere nel bilancio di previsione relativa agli anni 2023-2025, voterà contro l'approvazione di questo documento. Ci riferiamo in particolare all'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF al provvedimento adottato per le tariffe relative alla sua e al provvedimento adottato per la tariffa cimiteriale. Riteniamo che i cittadini di Castello, soprattutto in questo grave pericolo, periodo di crisi economica caratterizzato da una grave inflazione, non meritano una maggiore pressione fiscale. Il governo, nel tentativo di alleviare il carico fiscale sui cittadini, sta cercando misure per aumentare le retribuzioni e voi giustamente avete pensato invece di tassare maggiormente i cittadini di Castello. Consultando la documentazione relativa alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2025, non abbiamo trovato nella spesa corrente maggiori stanziamenti rispetto a quelli previsti dell'anno precedente che possono giustificare l'applicazione di nuova tassa. L'unica maggiore spesa che si evidenzia è quella che riguarda la voce organi istituzionali, dove lo stanziamento del 2022 di 24.315,70 è previsto in 51.286,92 per il 2023 e incremento ulteriore per l'anno 24-25. Infine va sottolineato che il revisore dei conti nella relazione allegata al bilancio ha evidenziato l'obbligo da parte dell'ente di accantonare delle somme importanti che non potranno essere utilizzate nell'anno corrente e anche questo ha contribuito a prevedere maggiori entrate e quindi maggiori tasse per i cittadini. Invece era necessario da parte di chi amministra quest'ente
prendere tempestivi provvedimenti atti ad evitare accantonamenti di circa 90.000 euro. Il nostro voto sarà contrario. Scusami, no, non ti va subito la parola, volevo completare la relazione perché avevo omesso di dire che, anche se ne ha fatto riferimento il consigliere Valletta, la proposta di bilancio ha avuto il parere favorevole dell'organo di revisione con atto del 21 aprile 2023. Prego. No, capisco lo slogan, per l'amor di Dio, uno fa l'opposizione e quindi cerca di... le tasse, tutta questa cosa, tasse, insomma, abbiamo spiegato i motivi. Ci sono tante situazioni che ci hanno portato a queste scelte, però insistere sulle tasse, mettere sugli organi l'aumento degli organi, è tutto giusto, anche se la maggior parte di questa amministrazione non percepisce un centesimo da quegli aumenti che sono solo in area. Sono solo figurativi. Noi prendiamo i soldini per fare le cose e ce li mettiamo, giusto? Per visto che ha fatto riferimento più di una volta a questa cosa, ti voglio dire che la maggior parte della giunta non prende un centesimo. Quindi quelli là sono soldi messi così a bilancio senza percepire niente. L'avevi detto una volta, non te lo dicevo, ora visto che hai ripetuto è giusto puntualizzare questa cosa perché. Ma scusa, la devo indicare sulla dichiarazione di voto, scusami. Sì, io ho dovuto perché spiegare a te, scusami, anche chi ci ha ascoltato, insomma, che non percepiamo... Ma questo non mi interessa se lo percepisci o non lo percepisci. Cioè, però parleva pure su quello, allora io ho dovuto chiarire questa cosa, insomma. Eppure io l'ho percepita l'indennità. Io no. Sindaco no. Ma non solo tu ci hai rimesso, in passato pure io ci ho rimesso. Non è che parliamo di indennità, lascia stare quello. A me non interessa se tu la percepisci o meno, però se per essere chiari, la nostra azione non grava sul bilancio. Dice sì, io ho letto il corpo del deliberato in cui è citata la delibera e la determina. Non è che voglio puntualizzare. Era solo un chiarimento. Allora, quando l'indennità, cioè. Se la vuole percepire o meno un'indennità l'amministratore, è facoltà sua, qual è il problema? Utilizziamo quei soldi per fare delle cose per la comunità che poi tassiamo perché vogliamo tartassare. Questo è. Allora, scusa, ma la discussione quindi è terminata su questo punto? Perché così è terminata, possiamo votare, vabbè, loro ci sono esperti, quindi passiamo alla votazione. Sì, per l'immediata eseguibilità la stessa cosa. Bene, con la trattazione quindi dell'ultimo punto all'ordine del giorno, la seduta è terminata. Grazie per essere intervenuti e buonasera a tutti. Grazie.